soprattutto per essere sintetica, dote che non ho, quindi apprezzate il mio sforzo, ma non è detto che ci riesca. E la mia tendenza è, quando organizzo qualcosa, di non essere eccessivamente formale, è una scelta voluta professionalmente, nel senso che io ci tengo molto alle relazioni, uno può condividerla o meno, ci tengo anche, visto il mio lavoro di consapevolezza corporea, di relazione eccetera, di basarmi su quello, quindi il mio modo di parlare sarà prettamente in questo modo. E ringrazio Don Mauro per essere venuto ed Emma per essere tornata con noi, visto che con Andrea è stata un'ottima provocatrice, penso che anche questa sera farà bene il suo lavoro. Due cose veloci, spero, guardiamo il tempo. E allora, io ho organizzato questo incontro con Don Mauro in seguito alla curiosità che ho avuto attraverso il blog che ho fatto, che spero potrà un po' diventi un'associazione culturale, vedremo, Corporeità e Oltre, che è conseguenza del lavoro che io ho fatto per anni attraverso il lavoro di consapevolezza corporea di Feldenkrais e, visto che sono cattolica dichiarata, non potevo mescolare il mio lavoro con quello con il quale penso apertamente, quindi ho fatto un blog separato che si occupa della corporalità da tutti i punti di vista. E Don Mauro l'ho conosciuto soprattutto all'inizio grazie alle meditazioni, perché io sono una fan delle meditazioni di Don Mauro, che dal blog Come Gesù io ogni tanto, anzi ogni martedì, cerco di ascoltare, e effettivamente hanno molta relazione col discorso collegamento che faccio con il corpo, la corporeità, la relazionalità. Poi ci sono alcune meditazioni che ho fatto anche sulle opere di misericordia, visto che è l'anno della misericordia, commentando il discorso che ha fatto il Papa, nel quale dice la persona siamo veramente con il tatto, con il contatto, quindi figuriamoci. E vorrei leggervi, tanto il libro spero che lo prenderete perché è molto bello, una cosa che lui ha detto in una meditazione che io ho trascritto, e dice, vediamo se la trovo, per amare Cristo bisogna toccare il corpo dei poveri, del mio fratello piegato, perché ha fame, sete, nudo, umiliato, schiavo. Queste sono le chiavi di Gesù oggi. Incontrarsi col corpo fa uscire dalle teorie. E qua potremmo rifletterci per un bel po', visto quello che c'è intorno. Lo spirito si organizza come voglio io. Il corpo, invece, ha uno spazio definito, ha un tempo definito. Ti definisce tutta la giornata. Il corpo ti fa toccare con mano che tu e Dio siamo povere creature e non il creatore. Se invece ci trastulliamo con idee, con pensieri, parole e discorsi, possiamo anche dire che non siamo il creatore, ma di fatto un pochino ci sentiamo come se lo fossimo. Magari non si ricorda almeno delle lettere. Allora, in quella meditazione lui ha fatto tutto un commento su quello che ha detto Papa Francesco a proposito della carità e del linguaggio giusto verso le persone. Dice Papa, leggo solo una parte: la carità è creativa nel trovare il linguaggio giusto per comunicare con tutti coloro che vengono ritenuti inguaribili e quindi intoccabili. Trovare il linguaggio giusto. Il contatto è il vero linguaggio comunicativo, lo stesso linguaggio affettivo che ha trasmesso al lebbroso la guarigione. Quante guarigioni possiamo compiere e trasmettere imparando questo linguaggio del contatto? Allora, detto questo, volevo leggere da questo libro una parte, essendo una donna, è anche un libro dedicato alle donne, quindi per chi ce l'ha o se lo guarderà, da pagina 33 in poi c'è tutto un discorso bellissimo che lui fa sulla vita,
la vita, mi ripeta quello che avevamo detto a cena, adesso un buco nero. Io ho preso la gara a cena. Allora, sulla vita come inizio e fine, che non è una linea dritta ma un arabesco. Grazie di essere qui tutti, grazie alla associazione Cercate. Lella, è preciso che quella cosa che tu hai detto, che sono bellissime, che ho detto io, però non sono altro che una chiosa di un'omelia di Papa Francesco a Santa Marta, esattamente l'omelia che fece nel 2013 per la festa di San Tommaso Apostolo, che vi ricordate che lui si converte perché mette le dita nelle piaghe di Cristo, no? Quindi che giorno potrebbe essere? 3 luglio. 3 luglio, ecco. Quindi, se andate 3 luglio 2013 la trovate. E la frase quella di Lella invece è quella di Ennio Flaiano, che dice che in Italia la linea più breve tra due punti non è la retta ma l'arabesco. Ok, vi leggo solo due cose sulla donna, perché sono una femminista, anche se cristiana, ma femminista, femminismo cristiano. E commenta, nel quale dice che la donna è come l'incarnazione dell'attesa e la donna è un essere che attende e che la donna aiuta l'uomo a vivere, indica, mi corregga se dico cose perché cerco di andare veloce, ad entrare nel reale, perché l'uomo è meno concreto. La maternità non è solo un accadimento che colpisce il corpo, ma un andare verso, un'apertura. Essere madri non significa coltivare il proprio, ma aprirsi all'altro, e questa, visto che cita ogni autore, è una frase di Massimo Recalcati, dalle mani della madre. Essere madri non significa coltivare il proprio, ma aprirsi all'altro, ma queste parole descrivono perfettamente quanto ho nel cuore quando parlo dell'annunciazione e poi parla di tutto il discorso sulla Madonna, dopodiché spero che facciate le domande a lui. Don Mauro è sacerdote, scrittore, scrivere sull'Huffington Post, poi c'è anche una rivista del Metro sul quale scrive, giusto? Dunque, io scrivo su Metro, voi ce l'avete la metropolitana a Verona? Metro è un giornale gratuito che c'è in tutte le metropolitane italiane, forse altre cose. Sì, quello, dopodiché se forse qualcuno non sa, aiuta alla Safi dove fai cappellano soprattutto per le ragazze che studiano là, e è in appoggio alla parrocchia. Ci dirà lui cosa significa, io non ho capito, appoggio alla parrocchia. È semplicemente una forma, siccome abito al centro Elis, che è adiacente alla parrocchia San Giovanni Battista al Collatino, è soltanto un modo per dire che anche lavoro in parrocchia, ma non sono formalmente né parroco né vice parroco. Ok, dopodiché, senza dire altre cose, tutte le riviste eccetera dove scrive, è sacerdote dal 1988, ordinato da San Giovanni Paolo II. Ho dimenticato qualcosa. Guarda. Grazie. Adesso noi, quando io uso tutti e due, ma il microfono, come si spegne questo? Come vedete è tutto perfettamente organizzato questa sera. Allora, tra pochi minuti vedremo un video che, grazie a degli amici, ha una grandissima qualità professionale, lo dico per ringraziarli perché non l'ho fatto io materialmente, e che mi è servito per illustrare alcune idee che ci sono in questo libro. Il libro di cui parliamo questa sera si intitola Il Signore dei Sogni e parla di tre santi. La sua genesi è molto semplice, questa, che le edizioni Ares
hanno chiesto, mi chiesero un paio d'anni fa se volevo, che gli facevano molto piacere, se avessi fatto un libro da inserire in una collana di spiritualità. Ora, voi, chi di voi mi conosce, sa che io faccio di tutto per essere un sacerdote invece che si rivolge al mondo laico, quindi un libro di collana di spiritualità, quindi di quelli, avete presente che uno ci mette in copertina le pale d'altare con le Madonne, eccetera, eccetera, non proprio non... Allora, comunque, siccome sono amici, ho cercato di farlo, avevo già delle cose preparate su alcuni tre Giuseppe importanti della mia vita, che sono il patriarca Giuseppe, Giuseppe lo sposo di Maria e così Maria Schiva. E allora è venuto questo libro che si intitola La Signora dei Sogni. Perché si intitola La Signora dei Sogni? Perché, allora, scusate se dico delle cose probabilmente che alcuni di voi sanno perfettamente, ma io mi sono ho scoperto facendo questi incontri dopo due giorni che c'era, siccome io dico, ma se dico qualcosa che non capisco, chiedetemi, alcuni si vergognano, per cui non me le chiedono, ma io dirò delle cose magari ovvie, quindi non vi offendete, dice questo romano ci tratta, questo comasco barro romano ci tratta come se fossimo di ignoranti, noi siamo di Verona. Comunque, allora, Giuseppe, patriarca Giuseppe è quello delle vacche magre e delle vacche grasse. Questa frase che in Italia usiamo anche molto, e magari non sapevo neanche che viene dalla Genesi, cioè dalla Bibbia, nasce da lui. Lui è il figlio di Giacobbe ed è il motivo per il quale il popolo di Israele, Israele e Giacobbe, Giacobbe e Israele sono la stessa persona, Israele è il nome di Giacobbe, ed è il personaggio per il quale Israele si trova a vivere in Egitto, quindi poi la fuga in Egitto, il deserto, la fuga in Egitto, cioè la traversata del deserto, i 40 anni, avete presente, no? Allora, la storia di quest'uomo, questa storia meravigliosa, è la storia di un uomo che era il penultimo di molti fratelli e aveva questa caratteristica che Dio parlava con lui attraverso dei sogni. E lui raccontava, cioè proprio sogni, nel senso che dormiva e gli venivano dei sogni, capito? Lui sapeva interpretare questi sogni, che erano, queste interpretazioni riguardavano anche altre persone. Lui ingenuamente li raccontava e a un certo punto i fratelli decidono di ucciderlo. E quando lo vedono arrivare, dicono, ecco che viene a noi il Signore dei Sogni, questo dice la Bibbia, e quindi da qui viene il titolo del libro. E beh, poi forse la storia a questo punto la saprete, no? Che poi viene una carestia, e il popolo di Israele, cioè gli ebrei, vanno, ancora non si chiamavano così, comunque vanno nell'Egitto, e poi tutta la storia per cui poi vengono liberati. Questo è Giuseppe dell'Antico Testamento. Giuseppe, lo sposo di Maria, penso che sappiate qualcosa di più, anche lui aveva questi sogni, no? Soprattutto ne aveva due, ne ha avuti due, quello non temere di prendere con te Maria come tua sposa, e poi quello dell'andare in Egitto, e poi così Maria Scrivà, che invece non ha mai avuto sogni come i primi due, però così Maria Scrivà, quando era nel seminario e ancora non sapeva che avrebbe fondato l'Opus Dei, però presagiva qualcosa, veniva chiamato dagli altri seminaristi, veniva chiamato il Signore dei Sogni, cioè proprio veniva parlato come Giuseppe dell'Antico Testamento, così analogamente. E allora io ero colpito da queste tre figure, da questi sogni, ho lavorato su questa cosa ed è venuto fuori questo libro. Questo libro però ha una caratteristica particolare, purtroppo io, appunto, come dice il mio fraiano, non sono una persona lineare, quindi non ci posso fare nulla, non è che lo faccio per che proprio mi viene così, capito? Allora io, studiando questi, lavorando su questi tre maschi, questi tre santi che sono tre maschi, io mi sono accorto che erano, nella loro vita erano molto importanti anche delle donne, o in senso positivo o in senso negativo. Allora, nel primo Giuseppe è molto importante una donna che è la moglie di Potifar. Potifar è un viceré che a un certo punto fa fare una gran carriera a Giuseppe dell'Antico Testamento, che era uno che faceva un sacco di soldi, quindi chi di voi vuole fare soldi, compri il mio libro, così farà tanti soldi. E prima, diciamo, gli fa una gran carriera, poi lo manda in prigione a causa di questa donna. Questa moglie di Potifar è una che, non so come dirlo in questo pubblico così,
Comunque, diciamo, vuole commettere adulterio con lui. La scena che viene raccontata nella Bibbia è la più sensuale di tutta la Bibbia. E lui resiste a questa cosa, allora lei lo calunnia e quindi finisce in prigione. Una donna molto importante in negativo. Invece per San Giuseppe la donna molto importante in positivo è la Madonna, ovviamente. Per così Maria Scrivà, diciamo, lo lasciamo in sospeso, c'è tutto il rapporto con la parte femminile dell'Opus Dei, però adesso non vorrei entrare in particolare, troppo dettagliato. Allora, quindi io mi sono messo a lavorare su queste tre donne, sul femminile che c'è accanto. Vedete che c'è un proverbio, no? Che dice che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Allora, ho lavorato su queste tre grandi donne, ma l'ho fatto anche, proprio perché io come vocazione mi sento portato ad arrivare alle persone lontane dalla mentalità, come possiamo chiamarlo, dalla fede, dalla religione, l'ho fatto attraverso commentando tre grandi film che non hanno nulla, che non sono film religiosi, che sono Titanic, A Beautiful Mind e Biancaneve e Sette Nani. Adesso voi vi chiederete perché, no? Allora voi dovete comprare il libro, così. Soltanto io commentando questi film, poi dopo facciamo un piccolo dibattito, naturalmente facciamo tutte le domande che volete, commentando questi film parlo del libro e siccome ho questo blog che è abbastanza visto, seguito, eccetera, su un blog è possibile fare una cosa semplice, cioè prendere le singole scene e così che sono una persona dice, io questo non l'ho mai visto, che dice di Titania, non ho mai visto Titania, può andare a vedere le scene. Quindi io ho pensato, facciamo una playlist in cui una persona se vuole può andare, clicca e vede. Grazie a questi amici questa playlist è diventata invece un bel video che si può anche vedere da solo, anche se da solo non è un film, quindi le cose rimangono un po' non tanto chiare. Veramente un bel video che sicuramente individua una linea di sviluppo del romanzo, comunque invece di questo libro. Quindi a questo punto io vi chiederei, vediamo questo video che dura un quarto d'ora sostanzialmente e poi facciamo tutte le domande e vi date da Emma. Ci siamo?